Ehi, Ran, guarda, ho trovato un sito web fighissimo! Si chiama Odiotto! C'è un tizio di nome Q che rivela un sacco di cose interessanti! Wow, alla fine è successo! Ti sei rincretinito! Sveglia, amico! Non puoi credere a tutto quello che leggi su internet! Perché quelle persone sono solo un bracco di razzisti incels! Sapevo che fossi scemo, ma non pensavo fino a questo punto! Dai! Questa ti sembra la faccia di uno stupido? Sì, signore! I patrioti come noi devono stare assieme! Dove va uno, vanno gli altri! Beh, non io! Sono troppo intelligente per queste sceme paranoie cospirazionisti da babbei! Cosa? No! Ti prego, devi credere in Kurel, ti prego! E lasciami! E va bene, babbuino, bene! Ti do una chance di provare che Trump è coinvolto in una guerra contro la cabala del Deep State, raccoglitori di adrenocromo assortito e... paedofili! E vai! Io mi informo proprio grazie a... un'app sul mio... iPhone! E non fare solo riferimenti a brand, questa non è comicità! Guarda, Ren, se vedi sullo sfondo di questa foto c'è un camion dei pompieri con sopra una Q! Oh, capperi, e quindi? E questo do it Q, dall'inglese fallo Q, è stato caricato dall'account Twitter ufficiale della Casa Bianca! È una coincidenza, idiota! Sono lettere casuali! Sì! E che probabilità ci sono che una di queste sia una Q? Che probabilità? Ah, non lo so! Una su 26?! E guarda, Q ha predetto anche l'arresto di Jeffrey Epstein! Quindi, ti piace questo cosiddetto Q, eh? Ma certo, Ren! È il migliore! E faresti qualsiasi cosa ti dicesse! Un buon patriota segue sempre il proprio leader! Non sembro più tanto scemo ora! Sono stato io! Io ero qui! Ciao ragazzi, volevo ricordarvi che il giovedì sono in live alle 21 sempre su questo canale e noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi, lasciate commenti, attivate la campanella e abbonatevi se volete. Ciao!